L'Italia era già avviata su un sentiero che io chiamo di argentinizzazione lenta. Adesso lo è di più perché il PIL subirà una botta che gli ottimisti dicono dell'8%, i pessimisti dicono del 15%, ma comunque sarà una botta pesante. Difficilmente verrà recuperato il livello del 2019 prima di qualche anno, ammesso che sia recuperato. Il nostro governo ha seguito una linea che è di congelamento della situazione, come avete fatto notare anche voi nei vostri interventi, cioè in sostanza si sono tappati i buchi, si è fatta molta assistenza, i provvedimenti non sono stati selettivi, si è fatto debito in un modo eccessivamente allegro perché non c'è nessuna consapevolezza della necessità di restituirlo. Allora, in questa situazione io penso che siamo già fuori, cioè anche adesso cambiasse completamente il governo, cambiasse l'indirizzo di politica economica e andassero le migliori persone di questo mondo a governarci, avendo perso tutto questo tempo, penso che sia troppo tardi. Se devo indicare però l'unico spiraglio che vedo, io l'ho provato a riassumere così. Se non vogliamo diventare una società parassita di massa, dobbiamo tentare di fare come l'Irlanda, cioè di trasformare l'Italia in un paradiso imprenditoriale. Che significa? Imposta societaria al 12,5%, questo anche supportato dalla mia equazione della crescita, pagamento entro 30 giorni di tutti i debiti pregressi della pubblica amministrazione, perché visto che spendono così allegramente i soldi, perché non li spendono cominciando a darli a chi li deve ricevere, perché ha dei crediti? E poi, terza cosa, dato che non si può fare quello che tutti noi predichiamo da almeno 20 anni, cioè le riforme, in pochi mesi, io sarei per la introduzione di un numero limitato di regimi transitori semplificati in certi ambiti dell'economia, modello Ponte Morandi, cioè ci sono tantissime adempimenti che possono essere soppressi, ci sono tantissime procedure amministrative che possono essere accelerate. In generale, io penso che il problema dell'economia italiana è il suo soffocamento. Ho anche un risultato empirico che voglio anticiparvi perché starà nella nuova edizione del mio libro L'Enigma della crescita. Questo risultato empirico ha sorpreso anche me e io l'ho sempre chiamato in questi anni in cui ho trovato questo risultato, l'ho chiamato Alesinitas in omaggio a Alberto Alesina, che purtroppo non c'è più. E che ha sempre insistito sull'importanza della riduzione dell'interposizione pubblica. Ebbene, io ho fatto questo calcolo. Ho preso i 30 paesi, i 35 paesi ERA, cioè economie relativamente avanzate, tutti i paesi OECD e tutti i paesi dell'Unione Europea, sono 35 paesi. E ho guardato come hanno risposto alla crisi del 2007-2011. Sapete qual è la variabile fondamentale che discrimina fra i paesi che sono tornati a crescere e quelli che sono rimasti in un regime di stagnazione o non sono cresciuti per niente? Qual è la variabile fondamentale? La variazione dell'interposizione pubblica. Attenzione, per interposizione pubblica io non intendo le tasse o la spesa pubblica, ma la somma di tutte e due le cose. Cioè un paese a grande interposizione pubblica, se la somma delle tasse, dei contributi sociali e della spesa corrente è sul 100% del PIL, e ce la bassa se è più basso. Ora, alcuni paesi hanno reagito aumentando l'interposizione pubblica, altri paesi hanno reagito riducendo l'interposizione pubblica. Se guardate la retta di regressione che collega queste due variabili, tasso di crescita e variazione dell'interposizione pubblica, è impressionante. La relazione tiene sempre, tiene fra i paesi euro, tiene fra i paesi non euro, tiene fra i paesi dell'est come quelli dell'ovest. Si replica sistematicamente questa relazione. Allora, la mia idea è, cerchiamo
Semplicemente questa, o un governo capisce che lo Stato non è la soluzione, ma è il problema, e che al massimo si può fare quello che diceva Keynes, cioè intervenire in emergenza e temporaneamente per tamponare la situazione, e questo va fatto in modo assolutamente selettivo, oppure non ne usciamo. Io penso che il costo della riduzione fiscale in ambiti diversi dall'imposta societaria sia eccessivo. Cioè, se noi vogliamo ridurre l'IRPEF e che qualcuno se ne accorga, dobbiamo fare una riduzione enorme. Se vogliamo Sì. ridurre i contributi sociali, qualcuno se ne accorge, dobbiamo fare di nuovo una riduzione enorme che manda, sballa i conti dell'INPS. Viceversa, una riduzione dell'imposta societaria, che è complessivamente abbastanza modesta, avrebbe dei benefici perché crea posti di lavoro. Cioè, la mia visione è sempre stata, da decenni, che il problema non è di aumentare i salari, ma è di far sì che anche i figli e le mogli e i nonni trovino lavoro. È questo che È così. aumenta il tenore di vita delle persone, permette a un paese di ripartire. Quindi l'idea era semplicemente questa, di puntare su una imposta. L'altro provvedimento di cui ho spesso parlato in altri contesti, che sembra marginale, ma forse non lo è che qualche anno fa, come Fondazione IUM, noi facemmo uno studio da cui risultava che c'era un tipo di decontribuzione che si autofinanziava. Cioè l'idea è questa: tu dai per alcuni anni 3, 4, 5 contribuzione zero, permetti contribuzione zero alle imprese, ma solo al segmento di imprese che aumenta l'occupazione. Allora, facendo i calcoli, veniva fuori che una specie di moltiplicatore, che il reddito aggiuntivo generato dai posti di lavoro creati da questo provvedimento forniva allo Stato entrate fiscali sufficienti a coprire il mancato pagamento dei contributi.